Ragazze, buongiorno, è mattina, come potete sentire mi sono appena svegliata e devo fare colazione. Con cosa faccio colazione? Allora, siccome ho un sacco di frutta da consumare, perché Christian non si regola quando vuole comprare la frutta, specialmente in estate, non mi riprendo per ovvi motivi, vado a farmi un centrifugato d'uva, che è pure buono. Tra l'altro, però, quest'uva qua che ho comprato, questa l'ho comprata io, non è che mi fa impazzire, nel senso che mangiarla così ha troppo, cioè la pelle è troppo spessa, mi dà veramente fastidio, quindi la centrifugo, perché il sapore è comunque molto buono. Vado a prendere, ho fatto le unghie nuove di nuovo, aspettate che sarà difficile, ok, sono fucsia rosso metallizzato, boh, non si capisce. Le ho fatte accorciare un pochino, però, perché erano veramente troppo lunghe. Scusatemi se sono un po' sparita da YouTube, ma diciamo che ci sono stati dei contrattempi. Qua mi si vede, fantastico, fortunatamente molto poco. Vado a prendere un bicchiere adesso, perché se no dove la metto la centrifuga. Tra l'altro ho fatto la lista della spesa, sono le 7 di mattina e io ho già un'oretta e mezza che sono sveglia, lo so, ho seri problemi. Ho tirato fuori le orate per stasera e siccome sono enormi ho pensato di invitare mamma a cena, così condividerà con noi. Allora, un bicchiere, eccolo qua. Ce la possiamo fare stamattina? Non ne sono certa, perché ho un sonno, ragazze. Però non riesco a dormire. Saranno i troppi pensieri. Sarà un po' tutto. Guardate quanto sono furba per prendere tutto insieme. Fare la youtuber vi farà sviluppare una parte del cervello che pensavate di non avere. E niente, facciamo sta bella centrifuga, sperando che ci dia vitalità, gioia e serenità. Allora, io molto semplicemente butto dentro, così alla buona. Certo che farlo con una mano non è proprio indicato, però ci si prova, ragazze, ci si prova. Sono le fette biscottate, quelle del Mulino Bianco ai cereali, e hanno tutti i cerealini dentro, guardate che carine, e sono troppo buone tra l'altro. Queste qua me le ha consigliate, cioè ne ho sentito parlare mia zia al mare, e allora ho detto ma sai che, ma le provo, e devo dire che sono veramente buone. E guardate un po' cosa ho trovato, non ci crederete mai. Chi mi segue da un po' sa della mia lotta, della ricerca per la marmellata di rigoni di Asiago di fichi, che avevo trovato quella di alce nero, però non mi ha fatto impazzire, veramente amara. Questa qua invece non so come fanno, perché veramente gli ingredienti sono pazzeschi, nel senso che ora ve li mostro. Non c'è, ora ve li mostro, sarà difficile senza. Ok, vedete, cioè con il succo di mela loro riescono appunto a zuccherare la marmellata, e viene veramente dolce, viene buona. Quindi marmellata di fichi, fette biscottate e questo.
questo fantastico centrifugato d'uva, che è pazzesco, ragazzi, è una cosa pazzesca, centrifugato d'uva, non sa di vino, ve lo garantisco, è dolcissimo, veramente buono. Mi servono zuccheri stamattina perché ne devo fare mille di cose. Tra l'altro, scusate se parlo piano, ma come avrete intuito, Christian sta dormendo. Ho anche chiuso la porta, ci sono riuscita senza che Shanti la graffia tutta, poverino, ogni volta. Lei non sopporta le porte chiuse, non le sopporta. E quindi niente, adesso faccio colazione e poi mi preparo perché dobbiamo andare a fare un regalo per un battesimo, a fare la spesa e dove altro dobbiamo andare? Ah, io devo andare ad acqua e sapone assolutamente. E basta, credo, per stamattina. Poi oggi pomeriggio vediamo. Allora, aspettate, va? Sarà il caso che mi faccia vedere? Forse no. C'ho dei capelli che faccio paura, pietà. Adesso apriamo la piccoletta qua. Piccoletta, vieni la mamma, ciao! No, vado a papà. Ok, fantastico. Dovete sapere che quando c'è mamma e papà, la preferenza è sempre papà. Del resto una femmina, ma potresti anche salutarmi? Potresti anche salutarmi? Va bene, la prossima volta. Allora, siamo stati all'Eurospin e se il tappo si ferma, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, c'erano parecchie offerte, quindi insomma ci siamo sbizzarriti, ho preso il solito soffritto, questo qua, che è comodissimo, comodissimo. Vi faccio prima vedere le cose da frigo, freezer, così poi le metto via. Gamberi, aspettate che cerco di fare un'inquadratura migliore perché in questo modo qua tutto improvvisato come sempre. Penso che vedete meglio se faccio così. Allora, dicevo, esatto. Okay. Abbiamo problemi di tappo. Ok, perciò gamberi indiani, focus, dacci una mano. Benissimo, ne ho presa un'altra, eccola qua. Poi ho preso un polpo, un piccolo polpo da fare polpo, ceci e patate. Poi ho preso questi per la 58esima volta, sono buonissimi, ve li consiglio, prendeteli quando sono in offerta perché hanno un prezzo decente in offerta e sono i gamberi argentini. Ve l'ho detto spesa da Eurospin? Non mi ricordo, ve lo dico adesso semmai. Poi ho preso le seppioline piccoline già pulite, queste qua vedremo come farle, ma ho già una mezza ideuzza. Poi ho preso le code di mazzancolle tropicali e ne ho prese due perché queste qua sono veramente veramente un sacco versatili, per fare risotti, per fare anche mangiarle con il riso e curry, tipo riso fatto in modo in maniera Thai, no? Sapete, quello coppato, tutto compatto, e i gamberi col curry, cioè troppe cose si possono fare. Poi fatemi vedere. Ah, ho preso questi qua nella speranza che siano buoni, perché magari la mattina quando, non lo so, così non c'ho voglia di fare colazione, butto giù qualcosa evitando di non mangiare niente e morire d'un colpo. Poi Christian ha voluto prendere questi fantastici gelati al caffè, c'è anche il caffè dentro, boh, non lo so, io non amo i gelati al caffè quindi non li ho presi, ma stranamente ho voluto provare questi qua che sono all'amarena. Allora, a me l'amarena non piace, però non lo so perché stavolta mi ha ispirato fiducia. Ovviamente questa ciliegina io la butterò via perché non mi piace, però tutto il resto secondo me non è niente male. Adesso metto dentro queste cose perché mi sembra che è tutto e poi vi faccio vedere il resto.
Eccoci qua. Allora, ho preso. No, non avevo finito come sempre perché nella mia santissima busta non mi c'entra tutto. Quindi, vabbè, ho preso questa pizza, non l'ho mai provata, senza glutine. Di Amo Essere, margherita semplicissima, senza glutine e senza lattosio. Vi farò sapere com'è. E ne ho prese due perché erano in offerta e siccome ho grandi aspettative su questa pizza, ne ho prese due. Poi ho preso la rucola, semplicissima rucola. Abbiamo preso due fantastici, come si chiamano? Aiuto! Cetrioli, sì, cetrioli. Poi ho preso questi qua, ho voluto provare questi qua, che sono tipo, sono al camut, sono tipo, per intenderci, dei taralli lunghi. Qua li chiamano truccioli, comunque. Giusto per stuzzicare, vedere quando insomma avete quel buco fantastico che non volete mangiare, però magari qualcosa volete mangiare per forza. Taralli normalissimi. Questa è una spesa decisamente sostanziosa. Questa che cos'è? Ce lo spieghi tu perché io non ho ancora capito. Sì, questo è un salame piccante. Un salame piccante che avevo provato a casa dei miei, quindi ho deciso di comprare. E ti è sembrato buono? Buono. Mi metti queste dentro, grazie. Poi, oddio, questo che cosa ha preso? Speck e prosciutto crudo di Parma. Bene, questa roba va in frigo. Fantastico. Poi ho preso gli gnocchetti, questi qua, di patate. Sono piccoli, piccoli, piccoli. E li faccio oggi con salmone d'alloro e panna di riso, credo. Dopo comunque vi faccio vedere la ricetta. Poi abbiamo preso per stasera, perché noi il pane non lo mangiamo praticamente mai, però stasera volevamo fare le orate al forno, non so se ve l'ho già detto. Che mente, ragazzi. Vorrei avere la mente di certe persone che ricorda tutto. Io invece, veramente, di persone che ricordano tutto. L'italiano, Eleonora. Vabbè, un piccolo paninetto. E poi ho preso il prezzemolo, che anche questo va in freezer. Un secondo solo. E poi cos'altro ho preso? Ah, ho preso lo yogurt sempre di Amo Essere, questo qua bianco intero, normale, e questo qua voglio provare a farci una simil maionese, però decisamente molto meno grassa, molto meno calorica. Ok, poi Christian, per cambiare, perché a Christian piace molto cambiare. Un attimo. Ma io, sapete, non lo sopporto, ogni volta che fa un rumore pazzesco, ogni volta che io faccio il video spesa. Perfetto! Perfetto. Comunque, i soliti cereali che si mangia lui, che fanno pietà, ok. Poi, pan bauletto, questo qua è quello al camut, veramente, veramente ottimo, stupendo, sto pan bauletto non vi si pianta nello stomaco, è una cosa pazzesca, anche se dovete fare i crostini. Se dovete, non lo so, spezzettarlo per metterlo nelle zuppe, quello che ci dovete fare, ci dovete fare bene, insomma, è buono. Poi, fette biscottate, per me non l'ho mai provate, non lo so come sono, gli ingredienti non erano male, quindi l'ho presa ai cereali, vediamo se sono buone come quelle del Mulino Bianco. Carote, senza arte né parte, carote col coniglietto, perché erano carine. Io e i packaging. Poi un materassino che ci è stato gentilmente offerto da Eurospin, rosa, con la scritta fantastica Eurospin 25 anni. Ah, orrendo. Poi, un'insalata iceberg, sarebbe carino se tu intanto iniziassi a mettere in frigo quello che va in frigo, tipo questa roba qui. Tipo questa roba qui. Okay. Poi ho preso il basilico perché tanto è inutile, ho capito che è inutile che io compri la piantina di basilico perché mi muore tutti gli anni e allora compro questo quando c'ho voglia di basilico oppure uso quello congelato. Che dici? Faccio stop e ci penso io? Come sempre ho dovuto intervenire, sono dovuta intervenire. Bene, andiamo avanti. Allora, ho preso questi crostini che sono, solitamente li utilizzo più in inverno perché li metto nelle zuppe, li metto nelle vellutate, però ho pensato che volendo una vellutata lasciata freddare, raffreddare, quindi fredda, non è male anche d'inverno, sì, ciao, d'estate. Quindi questi qua sono fantastici.
gli ingredienti non sono ottimali, c'è da dirlo. Christian si è preso una sorta di barrette, non so a cosa sono. Queste sono ai cereali, mirtilli rossi, questo è il cioccolato fondente. E non so quando ha intenzione di mangiarsele, in quale tempo decida di mangiarselo, credo per merenda. Poi ho preso le uova medie normalissime, queste sono 10, giusto? 10? Sì. Ok, ho preso il pan grattato, questo qua normalissimo, perché voglio fare i peperoni grigliati. Mamma mia, peperoni grigliati. Poi il mio fantastico e adorato stracchino senza lattosio, perché a me il lattosio, non sono intollerante al lattosio, però vedo che mi dà proprio fastidio, quindi evito di comprare le cose con il lattosio. Questo qua è fenomenale, che ve lo dico a fare. E poi sono 100 grammi, quindi la porzione perfetta. Ho preso una caterva, oddio, di salmone, perché era in offerta. Ho voluto provare anche questo tipo qua, mai preso. Dice salmone affumicato, però selvaggio, un po' come me. E dato che in offerta costava 3,19, mi sembra, come appunto costa questo di solito, ho preso due di questo qua, che è il mio salmone fidato. Magari ci faccio il sushi, ci faccio le cose. E ho voluto provare questo qui, anche se ha un colore veramente fluo, boh, non lo so. Couscous, normalissimo couscous. Cerco di andare un pochino più rapida, perché altrimenti veramente non finisco più. Le ricottine, queste qua, diamo essere senza lattosio, stra consigliate. Poi ho voluto prendere una bottiglina di tè piccola, l'ho presa, se arriva qualcuno, sapete, senza prendere le bottiglie giganti. Poi ho preso, non ho resistito, una birretta, sì, lo so, è al limone. Tanti odiano la birra al limone, io la amo, quindi una birretta al limone. Poi, ceci, ne ho presi due in realtà, e ho preso anche due fagioli cannellini. I legumi dell'Eurospin sono perfetti, costano poco, sono buoni. Poi ho preso i carciofini sott'olio, perché quando tipo faccio la salsina, cioè tipo prendo i fagioli cannellini, li frullo, ci metto dentro anche un carciofino sott'olio che gli dà il sapore e viene una cremina fantastica che potete, addirittura io tipo prendo le carote crude e ce le intingo, sì. Poi che cos'altro ho preso? Ho preso anche le melanzane, perché voglio fare la prova con i ceci e melanzane, sempre la stessa storia, no? Ceci e melanzane, voglio provare. E ok, questo è un altro fagiolo, questo è un altro cecio. E adesso metto un attimo a posto e prendo la prossima busta. Allora, poi ho tirato fuori tutto perché sennò non era impossibile fare. Ho preso una mini baby anguria, vedete, piccola piccola, sperando che sia buona, perché veramente io non ne posso più delle angurie che fanno schifo. Quindi una piccola baby anguria. Qua ci sono le melanzane, quelle striate, vedete, sono stupende e sono buonissime, fatte alla griglia, semplici semplici. Poi qua abbiamo le zucchine verdi, normalissime zucchine verdi, capito no, le zucchine verdi, bene. Un melone e peperoni quelli rossi e gialli. Il nervoso, allora, vi capite mai che vi si spegne la telecamera e non si sa per quale santo motivo? Comunque ho preso i peperoni, specialmente quando siete di fretta. Peperoni, poi ho preso i pomodori, vi stavo dicendo, quelli così che voglio fare al forno con le molliche. Ho preso la gazzosa, anzi l'ha presa Christian, la gazzosa al limone. Non era accorto che era al limone? La gazzosa è sempre al limone. La gazzosa al limone? La gazzosa si sa, c'è un retrogusto di... Boh, vabbè. Gazzosa al limone, sarò io che sono ignorante sul tema. Pesche nettarine, quelle lì senza pelo, che sono buonissime. Albicocche con il pelo, ridete tutti, bene. Poi ho preso le patate novelle, un riso che si è suicidato, carnaroli ed infine un bel barattolo di fagiolini fini, di quelli che praticamente aprite, scolate, sciacquate e mangiate. L'ho preso grande perché tanto ogni volta quando siamo in due ce ne apriamo uno a testa e quindi ho detto massimo prendiamo questo qua, va. Basta, adesso preparo da pranzo e poi mi arriva la sorella di Christian che devo truccare per un matrimonio. Allora, benvenuti nella mia cucina. Sembra Benedetta Parodi. Allora,
Che cosa andiamo a fare oggi? Facciamo i gnocchetti. Me la smetto di fare rumore e di prendere cose un attimo solo. Facciamo gli gnocchetti con il salmone e l'alloro. L'hai andata a prendere l'alloro? No. No. Prima l'alloro, che ma dici? L'alloro. Quindi metto un po' di soffritto. Siamo in tre oggi. C'è anche la mia fantastica adorata mamma. Metto il soffritto, accendo sotto un filo d'acqua. Io faccio soffriggere sempre con l'acqua, mai con l'olio, perché è molto 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 meglio. Allora, mettiamo. Oggi è così, eh? Oggi è tutto improvisation. Mettiamo un pochino d'acqua e questo va per i cavoli suoi. Praticamente sono passati all'incirca 2 secondi. Ci metto come salmone questo qua, che è un salmone praticamente che io compro all'Eurospin. Ve lo vendono 2 pezzi, quindi questo più un altro. L'altro l'abbiamo già consumato, non mi ricordo per cosa. Ghiaccio. E della linea, se non mi ricordo male, Ondina. E praticamente li utilizzate per tutto quello che vi pare e piace. Io lo metto qua e adesso lo spezzetteremo tutto non appena si sarà scongelato. Vero Christian? Ci hai capito tutto, eh? Certo. Cosa? Salmone, tutto quello che volete, spezzettiamo, scongeliamo. Sì, bene. Allora, il cui marito presente allora, ci renderà partecipi dell'assaggio in diretta. Dei trucioli al grano. Sì, quelli che ho fatto vedere prima. Ora San Camus Bio, prodotti da forno. Madonna Cristo, spostate un pochetto, per favore, tutte le finestre. Un pochetto, non si è regolato, è arrivato in sala. Allora, buoni? Sì, ho capito. Avrei un... Buonissimi. Sembrano proprio delle mini pagnottine. Buono. Ma è leggerissimo. Piccantissimo. No, il camut è buono, troppo. Buono. Troppo, troppo buono il camut. Ve lo consigliamo. L'uomo pelo ve lo consiglia. Ve lo consiglia anche Shanti, mi sa. Esatto. Tu lo consigli? Dai, dammi un pezzo. Vediamo se Shanti piace. Aspetta, aspetta. Vai. Sì, ve lo consiglia anche Shanti. Non è detto. Sì, sì. Vedrai come ve lo consiglia. Esatto. Consigliato? E se ne scappa. Oh, ne vorrà un altro, forse. È consigliato, Sha? Sì, 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 è consigliato. Allora, scusate ma oggi ho problemi con la videocamera, non so per quale motivo, ma si stoppa. Dicevo che appunto si è un pochino scongelato e con la spatolina, con quello con cui state cucinando, quello che ci avete sotto mano, insomma, lo fate un po' a pezzettini così. Ok. E questo qua, ragazze, veramente ha un sapore ottimo. Non dico che sembra fresco perché direi una cavolata, però insomma è abbastanza... simile, molto molto simile, no? Quindi io ve lo straconsiglio, molto molto più comodo per, cioè perlomeno per me, per quanto mi riguarda, quando condite la pasta, gli gnocchetti o risotto, quello che è, col salmone, è molto meglio prendere una roba di questo genere piuttosto che prendere quelli in busta che ho comprato anch'io prima, però appunto li utilizzo per varie cose, non per queste cose qua, quelli affumicati in busta, perché il sapore una volta che lo cuocete diventa veramente forte e un po' troppo stucchevole. Senti come sono istruita? In una spesa che purtroppo ultimamente ci sono stata poco sul tubo, su YouTube, ho trovato all'Iper una spezia fenomenale. Nella sezione, ora non mi ricordo sinceramente, ho trovato questo. Io spero metta a fuoco sta bastarda, visto la telecamera. Eccolo qua, è l'aneto in foglie ed è veramente buonissimo con il pesce, questa spezia qua. Questo con il pesce è fenomenale. Io, come sapete, campo di spezie, quindi ovviamente non posso che consigliarvelo. Qua sta andando, e lo fate un pochino insaporire. Adesso metto le foglioline di alloro, che
Cristian mi ha gentilmente preso dall'albero e mi ha anche lavato. Miracolo. Sì, no, io non uso sempre perché c'ho paura che prenda qualcos'altro. Ok, qualche pianta velenosa. Quindi siccome è simile la fogliolina a un'altra pianta che ci abbiamo, allora ogni volta annuso perché resto mai. Ok, e metto anche un po' di questo appunto aneto, che la bustina è scomoda da morire perché dovete stare attenti che viene giù troppo. Ok, basta. Però il sapore è veramente fenomenale. Poi nel pesce, ma che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare? Ok, a questo punto metto la panna di riso che ho di là, quindi la vado a prendere. Sono tornata, ci metto un pizzichino, ma pochissimo, di sale, perché già il salmone è abbastanza sapido di sé. Metto un pochino di aglio in polvere. Un pochino di aglio in polvere, adesso come sempre mi andrà giù una caterva. Dai, su, a posto. Poi prendo il concentrato di pomodoro e ce ne metto veramente poco, giusto per fare un pochino rosa, ok? A questo punto mescolo un attimo. Ci ho messo un filo d'acqua perché si stava un po' troppo attaccando, ora è giunta l'ora di mettere la panna, poi le foglioline d'alloro le togliamo. La panna ce ne metto una busta, utilizzo questa qui dell'Alpro che è fenomenale, l'avete già vista in parecchie preparazioni. Quando vado di fretta, ovvero tutta la mia vita è di fretta, però parlo ancora peggio. Quindi oggi è così, sopportatemi così. Aspettate che c'è un'inquadratura che fa veramente inorridire, ragazzi, non mi dite niente? Ma scusate, ma io boh, ma che follower siete? Ok, ci siamo, quasi, manca l'olio e manca la mia adorata e amata curcuma, che metto praticamente curcuma e paprika io in qualsiasi preparazione. Quindi mettiamo la mia amica paprika e la fantastica e giallissima curcuma, che oltre a dare un colore veramente veramente stupendo, perché adesso vedrete come prende tutto colore, vedete? Bellissimo. Dà un sapore tipico, un pochino orientale, un pochino diverso, dovete provarla, assolutamente fenomenale. Adesso fate restringere un po' il tutto e niente, poi è pronto e ci possiamo tuffare gli gnocchetti. Allora, nel frattempo che tutto si cuoce, tutto si fa e tutto si crea, sono stata da acqua e sapone e vi faccio vedere, a parte lo scontrino, così posso anche dirvi i prezzi, fantastico, ho speso 40,01 euro e faccio come fa Chiara d'Alessandro, va? Ok, così se vi interessano i prezzi li sapete, perfetto, ma quanto è comoda sta cosa. E... Allora, ho preso, perché l'avevo terminato, l'eyeliner in gel. Io utilizzo solo ed esclusivamente eyeliner in gel, questo qua, e questo della L'Oreal è stupendo. Ora se riesco, aspettate un attimo, focus, dacci una mano, se riesco ve lo mostro proprio nella sua integrità. Allora, nella scatolina trovate il pennellino, questo qua, con la punta che è veramente fantastica, super piatta e comoda, e poi poi trovate il appunto l'eyeliner, che oltre a essere veramente figo perché è bellissimo, è super super nero, guardate quanto è nero, adoro, punto, non c'è null'altro da dire, così tolgo anche le confezioni. Poi ho preso
questo fondotinta. Questo qui è il Dress Me Perfect di Deborah, è fenomenale. Allora, io solitamente, sapete, utilizzo il fondotinta Lock It di Kat Von D, perché è stupendo, ha una tenuta pazzesca, però d'estate, io purtroppo non riesco a stare senza fondotinta, mi dispiace, d'estate non mi va di spendere altri soldi, perché quello là costa 35 euro, mi sembra. Invece questo qua, insomma, l'ho pagato 12,99 euro, e per 2-3 mesi l'anno, che insomma sono un pochino più scura appunto perché prendo il sole, ho optato per questo qua. Vi saprò dire com'è, comunque già testato precedentemente e mi è piaciuto. E poi, questo qua me l'hanno omaggiato e sono stata molto contenta, perché avrei dovuto comprare uno struccante, invece mi hanno regalato l'acqua micellare struccante occhi ultra delicato della Venus, vedremo com'è. E l'ultima cosa che ho preso, altre due, mi ero anche dimenticata. Vabbè, ho preso la matita occhi, mi serviva assolutamente, ero rimasta senza. Ho preso questa qui di Maybelline, Master Drama. La punta è veramente nera, super super nera. E infine ho preso questo lucida labbra che è della Deborah, che non avevo. Questo colore qua l'ho sempre cercato perché è molto estivo. E è un colore... ora cercherò di farvi vedere che colore è. Vedete? Aspettatemi un attimo. Vedete com'è marroncino, tutto glitteroso? Magari era carino farvi lo swatch, ma mi impastrocchio tutta. Vabbè, ve lo faccio. Eccolo qua. Vedete come rimane? Aspettatemi un attimo. Che bisogna fare le cose fatte per bene, se no le facciamo per niente. Allora. Vedete come rimane tutto luccicante e dà quel tocco scuro sulle labbra? È stupendo. Ok, ecco qua tutta la mia spesuccia make-uposa da acqua e sapone. E niente, torniamo dagli gnocchi. Oggi è il giorno dopo, perché non ho più concluso il vlog, dato che ieri abbiamo fatto uno shopping tremendo. Siccome questo vlog credo che ormai sarà abbastanza lungo, facciamo così: ora io vi saluto e ne attacco subito dopo un altro, e perdonatemi la faccia, ma stiamo per andare al mare, tenuta da mare o da odiare. E niente, ci vediamo nel prossimo vlog. Bacione, ciao ciao ciao.